Buongiorno cari amici, rieccoci qui sul mio canale social YouTube Nicola De Lucia. Dopo un paio di giorni, vi ringrazio per quanto riguarda le ultime iscrizioni al mio canale YouTube e all'affluenza che si sta attuando. Mi ha fatto piacere che avete seguito il videoclip sul grande successo della Ferrari nel primo Gran Premio di Formula 1 stagione 2022 in quel del Bahrain, Sakhir. Bene, prima di parlare del pianoforte, quindi andare a presentare per quanto riguarda la sezione Europa e spareggi mondiali Qatar 2022 playoff, volevo aggiornarvi, sto recuperando piano piano da, si sa che purtroppo quando c'è il cambio di stagione, insomma, bisogna, se non si è pronti, come si dice, di becchi un po' di quello che porta il cambio di stagione, influenza e quant'altro. Ma ho detto, sto recuperando, ma la cosa più importante, oltre che mi attendono 4 giorni a partire da domani fino a domenica con il piattoforte, invito a questo punto a quello che sarà la mia prima partecipazione al campionato di pallacanestro Baskin. Con le varie squadre, il nostro aggruppamento con Fortitudo Baschi Intrani, inserita appunto nel girone con Andrea e Foggia, faremo prima tappa questa domenica 27 marzo, ore 9:30, prima partita Trani Foggia, se non erro. Poi si sfideranno Andrea e Foggia e posticipo della giornata Trani Andrea alle 12:30, ingresso libero, Green Pass e mascherina. Quindi quindi raccorrete numerosi, non vedo l'ora di fare questo mio primo debutto nel campionato di Baskin regionale. Regionale, provinciale, insomma, come vogliamo chiamarlo. Bene, ma ora passiamo al motivo concreto di questo video, a parlare di spareggi mondiali playoff. Ma prima di presentare quelle che sono le sfide che vedrà interessata anche la nostra nazionale italiana di calcio, perché sappiamo che nelle ultime partite al girone di qualificazione abbiamo perso diversi punti e questo purtroppo è noi purtroppo appunto a far sì che dobbiamo volgere questo spa prima la semifinale e poi sperando un passaggio nella finalissima spareggio playoff. Come detto, praticamente il nostro posto è stato acquisito dalla Svizzera, che però è stata più brava di noi, questo bisogna ammetterlo. Campionato mondiale del 2022, che ricordiamo si svolgerà nei mesi metà fine autunno del 2022, perché in Qatar in quei mesi ovviamente fa caldo, no? Le squadre già qualificate, ovviamente abbiamo il Qatar, squadra ospitante, data di accesso 2 dicembre 2010, quindi insomma, Germania seconda 11 ottobre 2021, Danimarca 12 ottobre 2021, Brasile 11 novembre 2021, Francia 13 novembre 2021, Belgio 13 novembre 2021, Croazia 14 novembre 21, Spagna 14 novembre 21, Serbia 14 novembre 21, Inghilterra 15 novembre 21, Svizzera purtroppo a posto nostro 15 novembre 2021. Paesi Bassi, o meglio conosciuto Olanda, 16 novembre 2021, Argentina, 16 novembre 21, Iran, 27 gennaio 22, Corea del Sud, 1 febbraio 22. Quindi rimangono ancora praticamente poco più di 15 posti liberi, che ovviamente usciranno dai spareggi playoff dei vari continenti.
Ma veniamo appunto a presentare quelle che sono le partite che si svolgeranno tutta la giornata di domani 24 marzo 2021, tutte rigorosamente in contemporanea alle ore 20:45. Da notare per la cronaca, la Polonia è già passata perché sappiamo la Russia è stata esclusa per i nodi fatti di guerra, purtroppo, quindi Polonia già ai mondiali, che si aggiunge alle altre 15. Scozia e Ucraina invece posticipata, vedremo quando riusciranno a recuperare questo spareggio. Le altre sono Galles, Austria, Italia, Macedonia del Nord, Portogallo, Turchia, e attenzione perché se noi, sperando, vinciamo contro la Macedonia, affronteremo la vincente tra Portogallo e Turchia, poi Svezia, Repubblica Ceca. Allora, cari amici, io ci tengo a dire che questi sono spareggi, quindi non c'è squadra più forte, squadra più debole, ma bisogna affrontare la partita come se appunto è una finale. E allora, per ultimo, andiamo a presentare quella che si presenta come il probabile 11 titolare della sfida di domani sera allo stadio Barbera di Palermo: Donnarumma in porta, in difesa Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson, a centrocampo Barella, Jorginho, Verratti, in attacco Berardi, Immobile, Insigne. Quindi, che dire, Forza Italia, viva lo sport, speriamo di qualificarci alla finalissima e poi di giocarcela, anche perché insomma non nascondiamo che io spero di no, un eventuale non passaggio al mondiale dell'Italia. Questo vuol dire che noi, per la seconda volta di fila, non parteciperemo a un campionato del mondo di calcio maschile. E questo, sperando di no, insomma, sarebbe una grave, grave lacuna del calcio italiano maschile. Bene, io vi ringrazio, voi lo sapete, mi trovate sui vari canali, qui YouTube, Facebook, Instagram, i vari aggiornamenti sportivi e non solo che vi do. Ricordatevi, domenica dalle 9, 9 e un quarto circa in poi, debutto stagionale campionato di Bat Kindy, di cui sarò protagonista. Ciao!